e siamo alla partita di ritorno. Per la squadra di casa si prospetta una passeggiata. Giocano nel loro stadio, sono riusciti a battere gli avversari all'andata. La gara di oggi è tra Milan e Napoli. Zona d'attacco. Errore clamoroso. Attenzione col corpo. Palla fuori, calcio d'angolo. De Sciglio. Nocerino corre e lotta per tutto il campo. Pazzini, ottima chance, può contare sui compagni al centro. Armero. Calaiò. Vittorio San Milano sembra intenzionato ad ammonire l'autore del fallo. Zapata. De Sciglio. Il Milan ha sempre avuto una spiccata vocazione internazionale, come dimostrano le 7 coppe dei campioni vinte nella sua storia. Curioso come in campionato abbiano fatto leggermente più fatica i borsi nel periodo in cui dominavano sui campi di mezza Europa. Affermarsi in Italia è sempre molto difficile, ma come hai detto tu, il fatto di rappresentare il proprio paese all'estero dava probabilmente loro ulteriori stimoli per far bene e i risultati sono lì a dimostrarlo. Maggio. Mesto. Mexes. Zapata. De Sciglio. Pazzini. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Costa. Azione pericolosa del Milan. Nocerino. Ecco che tenta il tiro. Tiro bloccato. Nocerino.
posizione giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Millimetrico questo fuorigioco. Berami. Gargano. Pallone riconquistato in attacco, buona occasione. Si fa sotto, palla al lato, tutto da rifare. Lottano per conquistare il pallone. Mesto. Zapata. Abate. Il quarto uomo esibisce il tabellone luminoso che indica 3 minuti di recupero. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Hanno sprecato davvero molto in questo primo tempo. Sì, hanno avuto il controllo del gioco, ma non sono riusciti a concretizzare. Siamo pronti per questo secondo tempo. Milan alla battuta. Controllo della palla. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Tiro! Ed il gol ha confermato ancora una volta di essere uno dei pilastri di questa squadra. Difficile rinunciare a uno come lui, Fabio. E questa rete ne è l'ennesima dimostrazione. Possiamo apprezzare meglio il gol da questa nuova inquadratura. E questa rete sblocca la partita, magari assisteremo ad altre realizzazioni. Calaiò. Gargano. Costan. Sempre Muntari, palla al piede. Abate. Tenta! Impedisce la palla di giungere in porta. La grafica ci mostra i tiri in porta effettuati dalle due squadre. Pazzini. Perde palla. Gargano. Zapata. Costa. El Shaarawy. Forse vogliono confondere gli avversari. Parata e presa del portiere. Gargano. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Nocerino. Vediamo il tiro. Gran gol del Milan. Ha siglato una doppietta. Grande giornata per questo giocatore. Riesce a togliergli la palla. Pazzini si dirige verso la porta. Ha spazio per tirare e
Nessun rischio per il portiere questa volta. Avrebbe dovuto fare un passo in più e sistemarsi la palla sul piede giusto. Serve una scossa se vogliono sperare di recuperare. Matri. Nessuno al controllo del pallone. Passa con il tacco. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Duello fisico per il possesso della palla. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra avversaria. Possibile cambio di fronte. Abate. Ancora 8 minuti alla fine. Raul Albiol. Sale un compagno ad aiutarlo. Tiro senza pretesa. Gargano. Maggio. Sharawi. Considerando anche il risultato dell'andata, conquistano quindi la finale. Sì Fabio, e adesso devono crederci, la coppa è lì che li aspetta. E siamo ai saluti, arrivederci a tutti da Fabio Caressa.